Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. È tipo la centesima volta che cerco di filmare questo video, quindi se sono fuori fuoco, per favore, ignoratemi. La mia fotocamera oggi non vuole proprio collaborare. Detto ciò, benvenuti in questo nuovo video, dove parleremo di sostenibilità, come sempre. Però se avete voglia che io parli di qualcos'altro, fatemelo sapere. Allora, questo video in realtà è dato da un commento che mi è stato lasciato sul video in cui sono tornata su YouTube dopo mesi, dove ho raccontato cosa ho fatto in Italia, che sono tornata dopo 3 anni, bla bla bla. E mi è stato detto, sarebbe interessante un video in cui fai un confronto tra la sostenibilità italiana e quella canadese alla luce della consapevolezza che hai acquisito in questi anni. Io lo faccio con piacere! Ovviamente tantissime cose probabilmente non riuscirò a dirle qua. E tantissimi cambiamenti che io ho fatto magari non valgono per tutti, quindi non è detto che tutti vogliano fare questi cambiamenti, però io parlerò in linea generale le cose principali, diciamo, della sostenibilità che mi stanno a cuore e che trovo che magari in Italia proprio non ci siamo proprio. Quindi ovviamente la mia posizione è già dall'inizio del video è che il Canada vince a mani basse e lo capirete anche quando vi dirò le cose. Prima di tutto trovo che comunque i canadesi siano un popolo molto più attaccato alla natura rispetto agli italiani, quindi secondo me per alcuni la sostenibilità è quasi innata e che facciano delle cose quasi automaticamente fin da piccoli, proprio perché sia perché magari lo fanno con una coscienza del risparmiare, con una coscienza del non inquinare, con una coscienza del siamo tirchi, quindi certe cose non le vogliamo fare e onestamente non c'è niente di male, mentre in Italia dobbiamo ancora lavorarci. Allora, primissima cosa che mi sento di parlare è l'usato, quindi tutte le cose che riguardano l'usato, che non deve essere solo i vestiti, ma tocca tantissime altre cose. Io, per esempio, da quando sono entrata nel Zero Waste, compro tutto usato. Se io posso comprare tutto usato, comprerò tutto usato. Cioè, quando voglio qualcosa, primissima cosa che faccio è aprire Marketplace o aprire Depop, dipendentemente da quello che sto cercando. E se riesco a trovare quella cosa che volevo, l'usata, la compro. Se non la trovo, it's not a big deal. Significa che quella cosa effettivamente magari non mi serve e che magari la troverò più in là. Per esempio, faccio un esempio stupido. Questa collana che sto indossando è una collana Swarovski, ok? Io non volevo dare i miei soldi alla Swarovski, però questa collana mi piaceva tanto. E quindi quello che ho fatto è stato, forse su Depop la posso trovare. Infatti l'ho trovata su Depop a tipo metà del prezzo che avrei pagato sul sito della Swarovski. La ragazza me l'ha inviata praticamente impacchettata, non è stata neanche toccata. Questa collana è stata acquistata, la persona probabilmente l'ha vista, ha detto mi fa schifo al cacchio e quindi se l'ha messa a vendere. E io invece gli sto dando amore. Ecco, parlo di questo. Quindi in Canada diciamo che i canadesi sono un pochino tirchietti, ok, vi dirò. Però allo stesso tempo non sono mica stupidi a voler comprare tutto usato. Perché comprare una cosa nuova quando possiamo comprare tutto usato, soprattutto se c'è un mercato dell'usato là fuori che ci attende? Io, per esempio, quando sono andata a convivere con lui, stiamo parlando di 4 anni fa, eravamo due studenti universitari poracci, proprio poracci. Non che adesso siamo ricchi, però eravamo comunque tanto poracci. E quando siamo andate a vivere insieme, qua gli appartamenti solitamente quando li danno in affitto sono quasi sempre vuoti, quindi devi recuperarti tu i tuoi mobili. E abbiamo comprato tutto usato, non c'è stata una cosa che abbiamo comprata nuova nell'appartamento, che ovviamente ci è venuto a costare pochissimo, proprio perché quelle cose le abbiamo trovate, alcune cose ci sono state date gratis, altre le abbiamo comprate e 4 anni dopo, anche avendo traslocato in un'altra città, tutti questi mobili ce li siamo portati dietro e io uso tuttora questi mobili. L'unica cosa nuova che abbiamo comprato l'anno scorso è stato una cassettiera nella nostra stanza che io usata proprio non riuscivo a trovarla, quindi abbiamo deciso di comprarla nuova, però quella è stata l'unica eccezione, per il resto tutto è stato usato. E oltre ad aver evitato di comprare tutto nuovo, quindi di spendere tipo una cosa come 3-4 volte di più, abbiamo risparmiato, abbiamo salvato dei mobili che magari sarebbero finiti o tipo nella spazzatura oppure chissà che fine avrebbero fatto, quindi insomma sicuramente aiuta molto comprare usato proprio perché salvi delle cose che la gente non apprezza, di cui non ha bisogno neanche. Noi in primis abbiamo venduto dei mobili perché io con la mia follia del minimalismo ovviamente mi sono sbarazzata di un botto di cose in casa, quindi alcune cose le ho vendute anch'io. E secondo me questa cosa è bellissima perché secondo me in Italia c'è proprio questo concetto che l'usato è sporco, che l'usato fa schifo, che è, oh mio
mio Dio, no, cioè, bla bla bla. Quando in realtà qua in Canada questo concetto non esiste. Qua è normalissimo andare nei negozi dell'usato a comprare cose usate, come i vestiti. Io con le mie colleghe, quando si poteva ancora fare, andavamo tipo quasi ogni settimana al nostro thrift shop di fiducia e facevamo un giretto per vedere se c'erano delle cosine che ci interessavano. Quindi qua è una cosa normale. Cioè, tipo, persino le persone giovani, cioè quelli che magari non si interessa neanche alla sostenibilità, per loro è normale perché fa proprio parte della loro cultura andare in un negozio del thrift shop, comprarsi delle cose, spendere pochissimo e probabilmente quei vestiti li useranno anche. E se proprio non li useranno, comunque c'è stato un impatto ambientale molto, 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 molto minore rispetto ad andare da H&M e comprarsi vestiti nuovi. Cosa che in Italia invece ci stiamo lavorando, secondo me rispetto a 2 anni fa, magari 2 o 3 anni fa, in cui avevo iniziato a parlare di queste tematiche sui social, secondo me è cambiata un pochino l'opinione, che secondo me la gente adesso è molto più aperta al cambiamento, al comprare cose usate, a investire su delle cose usate, eccetera, magari anche sul vintage. Secondo me sì, secondo me c'è da lavorarci sul comprare altre cose usate, siccome la gente è proprio un pochino ancora un po' spocchiosa per cose che non sono magari vestiti, perché per carità, ovvio che qua in Canada è facile perché trovi tante cose, mentre in Italia magari tantissime persone non trovano le cose usate, tipo i mobili usati magari non è facile trovarli, oppure tanta gente vende delle cose usate a un prezzo esagerato, non funziona così l'usato. Se volete vendere delle cose usate, cioè, bisogna insomma capire che il suo valore non è più quello con cui l'hai acquistato, ovviamente. Sono andata tipo in un negozio vintage dove mi sono comprata una borsa perché cercavo una borsa da tempo che andasse bene con tutto perché io odio avere troppe borse o troppe scarpe, queste sono le due cose che io non reggo nella vita. Cioè, io se potessi avere un paio di scarpe che andasse bene con tutto per tutte le stagioni, sarebbe tipo la mia vita. Stessa cosa per le borse, io tipo ho solo uno zaino che uso per viaggiare, ma non avevo una borsa. Cioè, avevo una borsa ma l'ho venduta. E quindi cercavo una borsa che andasse bene con tutto. Sono andata in questo negozietto vintage a Mestre, e la signora aveva delle cose meravigliose, stupende, fantastiche, che secondo me se il suo negozio fosse stato in Canada sarebbe stato svaligiato in 2 ore. Mentre in Italia mi ha detto, sai com'è, qua insomma, ancora l'opinione sull'usato, sul vintage, c'è un po' tipo me. E la capisco bene, però ha detto allo stesso tempo che rispetto a tanti anni fa, adesso la gente comincia già a comprare un po' di più l'usato e si interessa molto di più alle cose vintage. E questa cosa mi fa ovviamente piacere. Però secondo me su questo aspetto c'è da lavorarci ancora tanto, 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 perché secondo me i pregiudizi per l'usato ci sono tanti. E non parliamo di persone che dicono, ma io non ho i negozi, ma io non so dove comprare, eccetera. Parlo proprio di chi non vuole proprio fare questo cambiamento. Passando oltre, parliamo dell'acqua in bottiglia. Ah, Gesù, Giuseppe, Maria. Allora, io a Natale, per chi non mi segue su Instagram, ho fatto la subdola. E ho comprato ai miei genitori la caraffa filtrante perché mia madre è quella che si ostina a comprare l'acqua in bottiglia quando mio padre le dice sempre: guarda che l'acqua non è così male, cioè l'acqua comunque a Mestre non è male quella del rubinetto, onestamente, è solo uno spreco di soldi perché le aziende di acqua vi vendono la plastica, non vi vendono l'acqua, credetemi, perché l'acqua del sindaco è molto più controllata rispetto all'acqua in bottiglia. Oh no, una bomba è stata sganciata. Allora, so che ci sono delle eccezioni in cui l'acqua fa veramente schifo in alcune città e tutto quanto, però credetemi, ci sono degli studi che dimostrano che l'Italia è uno dei paesi europei con l'acqua più pulita al mondo, però allo stesso tempo è tipo il terzo paese che più consuma acqua in bottiglia. E tu sei tipo, how is this possible? È che purtroppo secondo me la gente vive ancora questo concetto che l'acqua del rubinetto fa male, che fanno venire i calcoli renali, quando in realtà i calcoli renali non fanno niente, vabbè, niente, non ce la possiamo fare. Io sto lottando con questa cosa dell'acqua in bottiglia da troppi anni, sono stufa. Quindi secondo me c'è ancora, c'è tanto da lavorarci, perché io quando andavo a fare la spesa guardavo un po' la gente, quello che comprava, e c'è troppa gente che compra ancora l'acqua in bottiglia, veramente troppa. E vi dico, a Mestre veramente l'acqua non fa così schifo. Quindi per Natale ho comprato appunto ai miei la caraffa e ho detto basta, acqua in bottiglia. Vi sto guardando. Mio padre ovviamente era felicissimo perché era lui quello che si doveva portare l'acqua in bottiglia, no? Era lui quello che doveva andare al supermercato e portarsela a piedi. Quindi i miei hanno detto ok, va bene, va bene, va bene, ok. Quindi da questo punto di vista, yes, ho vinto. Però sì, secondo me l'acqua in bottiglia, cioè credetemi, i canadesi non comprano l'acqua in bottiglia, cioè non la comprano. Io la vendono nei supermercati, ma credetemi che io non so quanta acqua vendono perché io vedo quasi sempre 0 persone che comprano l'acqua in bottiglia. Perché
Appunto, loro hanno detto perché devo comprare l'acqua in bottiglia quando l'acqua è buona? Oppure c'è gente che magari ha la caraffa filtrante, o c'è gente che magari ha il frigo con l'acqua che esce, oppure c'è gente che ha il filtro sul rubinetto. Insomma, hanno trovato delle soluzioni che non sia quello di comprare acqua in bottiglia. E quindi io le apprezzo molto per questa cosa. Infatti, lui quando è venuto in Italia la primissima volta, tipo, cos'era? Sì, 3 anni fa, no, 4 anni fa, avevo detto perché ci sono così tante bottiglie di plastica in questa casa? E io ero tipo, I don't know. E non ero neanche nella sostenibilità in quel periodo, va bene? Cioè, giusto. Cioè, a me questa, la roba dell'acqua in bottiglia dava fastidio ancora quando vivevo con i miei genitori. E io mi ribellavo sempre. poi un'altra cosa sono i supermercati. Parliamo un attimo di supermercati. Facciamo una piccola parentesi sui prodotti vegani. Io sono, per esempio, una che non compra tanti sostituti vegani perché, nel senso, io mi spacco di legumi, quindi. Why not? Mi compro alcune cose sostituti, tipo, non so, le cotolette di pollo, oppure lo yogurt, il latte, quello sì. Però, tipo, sapete, non mi compro tipo le robe tipo formaggio vegano, oppure il prosciutto vegano, o gli hamburger vegani, cioè non compro tantissime cose, o polpette, tutte queste cose, insomma, che si possono comprare, perché moltissime di queste cose le faccio in casa. Però, un grande plus del supermercato italiano è che ci sono tantissime, tantissimi prodotti vegani, rispetto al Canada sono molti di più, e rispetto al Canada costano pure meno, onestamente, e c'è l'alternativa vegana a qualsiasi prodotto italiano, cioè a qualsiasi prodotto, insomma, della tradizione italiana, ovvero tipo il prosciutto, cioè, gli affettati, le polpettine, il ragù, cioè, cioè ci sono tantissime cose che secondo me, cioè, costavano pure poco. Io per esempio mi ero comprata gli yogurt della Valsoia, mamma mia, gli yogurt più buoni della mia vita, onestamente. E insomma, credo che i supermercati italiani siano molto ben forniti di prodotti vegani, perché secondo me per chi vuole passare un'alimentazione vegetale, magari all'inizio è un po' difficile, tipo, rinunciare a una cosa che ti piace, perché per dire, anche a me piaceva carbonara, però vabbè, io sono passata a essere vegetariana da un giorno all'altro, quindi ho detto, fangù, che ne me frega, infatti il mio ultimo pasto da onnivora è stata proprio la carbonara. Infatti ho guardato la carbonara e ho detto, mi mancherai tanto. E quindi secondo me è molto più facile avere un'alimentazione plant-based. Questo non per incoraggiarvi a spaccarvi di sostituti, perché secondo me la cosa più salutare che si possa fare è appunto comprare legumi, mangiare le verdure, mangiare la frutta, tutte queste robe qua. Però i sostituti possono essere un'occasione in più per provare cose nuove, per magari rinunciare a una cosa che vi piace, che ne so, tipo gli hamburger, se vi piace tanto, mi comprate l'hamburger vegetale, vi piace comunque tanto, è comunque un aiuto in più per farvi passare un'alimentazione vegetale. Quindi questo è un grandissimo plus dei supermercati italiani, onestamente, rispetto al Canada, credetemi, costano molto di meno e ci sono molti più prodotti. Per rimanere in tema supermercato, invece, devo dire che questi sacchetti della frutta e la verdura, perché esistono ancora? Perché esistono ancora? Una persona mi ha detto su Instagram, vabbè, ma io me li uso per l'umido. Spero che tu tolga l'etichetta, però, se lo usi per l'umido, perché la cosa è che non mi turbano tanto i sacchetti perché appunto sono compostabili. Mi turba l'etichetta. L'etichetta che ti devi pesare la cosa con l'etichetta. Quell'etichetta, quando la togli, secondo me si sbregano tutti i sacchetti. Cioè, c'è poco da fare. E qua in Canada esistono i sacchetti, però in realtà tu puoi arrivare alla cassa senza, con i tuoi sacchetti, oppure senza niente, te li pesano alla cassa e ti peseranno tutto. Anche alla cassa fai da te, cioè fai da te. La cassa, insomma, automatica, comunque tu puoi pesare le cose, selezionare il prodotto e ciao. Quindi, questa cosa dei sacchetti, cioè, perché esiste ancora i guanti? Cioè, capisco adesso, con la pandemia la gente è andata fuori di testa, quindi pensa che toccando con il guanto le cose, allora, cioè, vabbè, ok, possiamo scusarvi là, però, mo, deve, prego. E quindi questa cosa, secondo me, deve cambiare un attimo. Cioè, questa cosa dei sacchettini che già li fanno pagare, tipo, se non mi sbaglio, e in più non puoi neanche riutilizzarli. Cioè, non è che puoi andare un giorno dicendo li riutilizzo, sono sempre sacchetti. No, 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 devi comprarne alcuni nuovi con l'etichetta nuova. No, 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 eh sì, vabbè, insomma. Questo, insomma, anche meno. Anche i sacchetti, proprio quelli della cassa, andrebbero proprio eliminati. Qua in Canada tantissimi negozi li hanno proprio eliminati. Alcuni negozi hanno messo il sacchetto riutilizzabile, quindi tipo il sacchetto riutilizzabile, oppure hanno proprio detto non abbiamo sacchetti. Quindi t'attacchi. Qua in Canada la gente ha sempre il sacchetto di tela, sempre, tutti hanno il sacchetto di tela dietro, tutti. Cioè, non ho mai visto una persona che effettivamente compra, fa la spesa con i sacchetti. Magari tipo gli italiani che si trasferiscono in Canada, probabilmente loro sì. E in Italia invece ho visto veramente poca gente con i sacchetti di tela. Questa cosa era, ogni volta ero tipo, perché?
Perché vi regalo io un sacchetto di tela, ve lo regalo io, cacchio. Per fortuna da quel punto di vista almeno i miei sono bravi perché loro vanno direttamente col carrello. Sì. Un'altra cosa invece di quella che voglio parlare, e probabilmente sarà l'ultima cosa perché mi sono dilungata troppo su questo video, sono i ristoranti. Rispetto a 3 anni fa c'è un miglioramento, secondo me, per quanto riguarda i ristoranti, nel senso che magari trovi qualcosina, tipo ristoranti da colazione, non ti guardano più male se chiedi il cappuccino con la soia, c'è la brioche vegana, però onestamente in un baretto in cui avete 50.000 tipi di brioche avete una brioche vegana, non va bene, non va bene, mi dispiace, cioè non va bene, perché le brioche oltretutto non vanno bene neanche per i vegetariani perché molte volte contengono lo strutto, quindi impegnatevi di più a mettere su più brioche vegane, perché io ogni volta che andavo a comprarmi, a fare la mia colazione, le brioche vegane erano sempre finite e molto probabilmente era gente che magari non era neanche vegana che comprava quelle brioche perché magari il gusto era più buono, oppure erano intolleranti al lattosio, cioè ci sono tante ragioni, quindi secondo me bisogna ampliare quei dolcetti non è impossibile fare dei dolcetti vegani. E per favore non fate però le frolle, cioè le frolle, i biscotti, proprio la cosa più triste che si può mangiare a colazione, per me almeno, fuori. E i ristoranti stessa cosa, purtroppo non ci siamo sui ristoranti, non ci siamo. Io ho fatto molta fatica, infatti io sono andata vegana, però purtroppo fuori, a mangiare fuori, mi toccava fare la vegetariana e anche lì c'era ben poca scelta. E vi dirò, la cucina italiana ha tantissime, tantissime, tantissime ricette vegane e vegetariane già di per sé. Non dovete fare cose esotiche, perché già non c'è abbastanza richiesta. Per cosa? Per la pasta al pomodoro? Per la caponata? Per la pasta al pesto? Cioè, davvero non c'è abbastanza richiesta? Perché è ovvio che una persona che vede il menù e non trova qualcosa che può mangiare non va neanche al ristorante. Magari può chiamare e dire: buongiorno, posso avere un piatto vegano che non sia tipo il pane con l'olio d'oliva sopra? Cioè, ovvio che si può far così. Però qui i ristoranti sono molto molto più forniti. Anche i ristoranti che non sono vegani o vegetariani hanno comunque tanta scelta e in più ci sono proprio dei ristoranti vegani e vegetariani che sono, proprio, cioè, che sono solo vegani magari, in cui vai e sei sicura che qualsiasi cosa prenderai andrà tutto bene. Il che è bellissimo. Bellissimo. Quindi secondo me quell'aspetto va migliorato assolutamente perché non credo che la gente tipo sia contro il mangiare delle cose che non abbiano la carne, cioè secondo me è proprio la gente che proprio non ha questa apertura mentale, che esistono persone che magari hanno cambiato appunto alimentazione, che vogliono mangiare altre cose che non siano carne, senza dover modificare il piatto, pagare di più oppure togliere il formaggio, aggiungere la rucola e pagare comunque tipo, a pagare tipo 2-3 euro in più. Cioè, ti ho fatto togliere il formaggio per farti mettere la rucola, tu me lo fai pagare pure, ma stai scherzando? Ma non esiste proprio, non esiste sta cosa. E, quindi niente, sulla questione del ristorante secondo me c'è da lavorare tanto, ovviamente so che c'era un ristorante vegano a Mestre, ma non l'ho provato purtroppo perché vabbè, quarantena, cose. Non si poteva, io lavoravo quasi sempre, il weekend alla fine mangiavo a casa, quindi non ho potuto provare, però secondo me rispetto a 3 anni fa c'è un netto miglioramento. Forse tra 5 anni sarà come qua in Canada in questo momento, però bisogna migliorare il fattore alimentazione. C'è ancora troppo pregiudizio per i vegani e vegetariani, troppo pregiudizio, vi prego smettetela. Quindi allora, se volete una seconda parte di questo video la farò assolutamente, posso farla senza problemi, però per dire che secondo me sui punti che ho elencato il Canada vince, ma lo avevo detto già in partenza, che secondo me ci sono delle cose per le quali l'italiano medio è ancora troppo chiuso mentalmente. Non è un'offesa, cioè proprio non ce la fanno a capire. Poi vi dirò, da una parte ovviamente rispetto a 3 anni fa, quando avevo appena iniziato a parlare di sostenibilità, in cui magari mi vergognavo anche a parlarne, adesso c'è molta più gente che ne parla sui social, c'è molta più sensibilizzazione, quello poco ma sicuro, quindi io spero che ovviamente il cambiamento, anche se pian piano, ma ricordiamoci, non è che possiamo fare passi da lumaca, che abbiamo poco tempo a disposizione. Quindi, comunque c'è dell'intento, c'è della buona volontà sicuramente, però bisogna un attimo anche andare oltre, essere meno complottisti e tutto quanto. Quindi io chiudo il video qua perché mi ho anche perso la voce dopo aver filmato questo video 50 volte. Appunto, se volete che vi faccia una seconda parte sulla questione, posso assolutamente farlo. Per adesso queste sono le cose che mi venivano in mente qua su due piedi e niente, noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!